solo l'osservatore, travolto anch'esso dalla fiumana, guardandosi attorno, ha il diritto di interessarsi ai deboli che restano per via, ai fiacchi che si lasciano sorpassare dall'onda per finire più presto, ai vinti che levano le braccia disperate e piegano il capo sotto il piede brutale dei sopravvenienti, i vincitori d'oggi, affrettati anch'essi, avidi anch'essi d'arrivare, e che saranno sorpassati domani. Finito. Finalmente, finalmente ho finito. Mi torna alla mente il momento in cui tutto è iniziato. 10 anni fa, a quella rivolta che mi ha davvero colpito nel profondo. Era una ribellione di operai, stanchi di una società che non li ascoltava, pagati una miseria per un lavoro che dire faticoso è un eufemismo. Come artista, ho pensato che anche l'arte non dovesse essere estranea a questo movimento, verso una meta che ancora oggi è un'incognita, ma che pure si intuisce deve essere migliore rispetto alle condizioni presenti. Volevo dare un contributo a questa rivolta, e l'unico modo che avevo per farlo era immortalare questi concetti in un quadro. E così ho fatto, o almeno, ci ho provato. Nell'aprile del 1891 ho completato la prima versione, che ho chiamato Gli ambasciatori della fame. Pur non essendo soddisfatto del risultato, alcuni elementi erano già chiari nella mia testa, come il luogo, la piazza Malaspina di Volpedo, mia città natale, e soprattutto il terzetto centrale in primo piano. L'idea mi aveva preso particolarmente, ma ero ben lontano dal risultato finale, e allora ho iniziato una seconda tela, chiamata Fiumana, che ho finito nel 95. Volevo rappresentare l'imponenza degli operai, e allora ho aggiunto un gruppo ancora più numeroso di persone, una fiumana appunto, arrabbiate e stanche delle ingiustizie che vivono ogni giorno. Ma non era ancora abbastanza, ancora non ero convinto. Poi, 3 anni fa, qualcosa è cambiato di nuovo. Tra il 6 e il 9 maggio 1898, Milano diventa un campo di battaglia. Il popolo decide di ribellarsi contro il governo. Il motivo della loro rabbia è semplice. I lavoratori non ce la fanno più. Nei mesi precedenti, il prezzo del pane aveva raggiunto picchi assurdi e le condizioni in cui dovevano lavorare erano insostenibili. Il governo non sapeva come gestire la folla di rivoltosi e decise di affidare i poteri al generale Fiorenzo Bava Beccaris. Quest'ultimo non si fa alcuno scrupolo ed utilizza tutte le armi a disposizione per sedare la rivolta. Passa dalle semplici armi da fuoco alle devastanti cannonate all'interno della città. I morti sono tantissimi e la notizia non tarda a fare il giro del paese. Dopo questo massacro, ho capito che il mio quadro sarebbe dovuto diventare un vero e proprio manifesto dei lavoratori, un simbolo per le persone oppresse da una società ingiusta che non ascolta i propri cittadini. Ma ora c'è una grande differenza. I lavoratori non mostrano rabbia, ora sono tranquilli. Hanno capito che insieme sono invincibili. E questo è il mio quarto stato. Ragazzi, ragazzi, dai, forza, venite, c'è un capolavoro che ci aspetta, subito, guardate. Mettetevi bene, così lo vedete bene. Il quarto stato di Giuseppe Pelizza da Volpedo, un esponente del divisionismo italiano di fine Ottocento. Purtroppo, quest'opera, alla quale l'artista lavorò per quasi un decennio, non ebbe subito successo, probabilmente più per motivi politici che non altro, mentre subito dopo la sua morte, effettivamente venne compresa e venne apprezzata sia da un punto di vista artistico che storico, sociale, tanto da diventare ed essere ancora oggi il manifesto delle lotte per i diritti dei lavoratori. Qualche domanda? Sentite, facciamo così perché ci sono molte cose da dire su quest'opera. Adesso la guardate bene, poi la riprendiamo in classe, perché abbiamo ancora veramente tanto da vedere e purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è molto. Quindi seguitemi che procediamo.
Boh, ma io proprio non lo capisco. Ma poi perché dipingere una protesta? Beh, c'è da considerare che all'epoca le condizioni dei lavoratori erano indecenti. Quindi magari allora aveva senso, voleva trasmettere qualcosa. Mica sbatti. Se non l'avesse dipinto sarei sul divano a giocare alla play. O anche a studiare. Ma non rompere, va. Dai, secondo me potrebbe avere un bel significato, altrimenti non l'avrebbe dipinto. Ma cosa vuoi che dicano sti baffoni? Siamo qui oggi riuniti per manifestare contro le ingiustizie subite, le mancate retribuzioni e soprattutto per saltare il lavoro. Basta, ma vi sembra? Stai un po' scialla. Guarda sto straccione, ma non si può comprare qualcosa con la pensione? Ah sì, ma infatti i nonni in pensione diventano tutti ricchi. Il mio ogni volta mi sgancia sempre un centone. Beh, in realtà non è sempre così. Spesso e volentieri la pensione non è abbastanza. Ma sai che me frega? Guarda quello, non ha manco le scarpe. Se vuole gli presto le mie. Guarda che fighe. Un po' di rispetto. Ma la pianti? Ma la pianti cosa? Ma è stato il quadro. Un po' di rispetto. Voi non potete sapere cosa vuol dire lavorare da quando eravamo bambini. Tutti i giorni, senza una pausa. E per cosa poi? Per una paga che basta solo per la sopravvivenza. Io alla mia età non riesco più a resistere alla fatica come una volta. Ma non posso fermarmi e sedermi qualche minuto. Perché se no mi tagliano lo stipendio. E poi cosa faccio? Voi cosa fareste al mio posto? Mi dispiace per quello che abbiamo detto. Non possiamo nemmeno immaginare come fossero le cose ai vostri giorni. Quello che dite non ci sembra neanche possibile o reale ai giorni nostri. Cosa intendi ai giorni nostri? Ai giorni nostri, adesso? Nei Perché? Tempi in cui viviamo? Perché? In che anno siamo? Come che anno siamo? Nel 2021. Ma non dire fesserie. Non vi stiamo prendendo in giro. Siamo seri. Ora che ci penso, non ho mai visto persone vestite così. 2021. Sono più di 100 anni che siamo qui a manifestare. Ah sì, come quando noi balziamo a scuola per manifestare. No, aspetta, non sto capendo. Ma come fate a essere vivi? Ragazzi, vi rendete conto che stiamo parlando coi personaggi di un quadro? Ma come si permette? Siete bravi a sputare sentenze con quei vestiti da carnevale. Io sono Giacomo Bidone da Volpedo. E sono qui oggi per manifestare per i diritti di tutti noi poveri lavoratori, insieme a queste brave persone come me. Non come voi, scansa fatica. Sì, parla. Ma come osi? Io alla tua età ero già a spaccarmi la schiena in fabbrica per 2 merenghe. Bastava scegliere un altro lavoro. A nessuno di noi è stato dato questo privilegio. Io faccio il lavoro che fece mio padre prima di me e che mio figlio fa oggi. Quello che guadagno non è mai stato sufficiente. Sì, infatti, gli stipendi sono davvero troppo bassi. Dovremmo guadagnare il doppio, considerando che siamo quasi tutto il giorno in fabbrica. Per non parlare poi del prezzo del cibo. Non si può più comprare neppure una pagnotta di pane. Ma cos'è il pane che non va? Non costa un cazzo. Ragazzi, ma vi sembra? Lo sapete, da sempre ci sono state rivolte per il costo del pane. Vi ricordate i Promessi Sposi? Come fate a saperlo? Non sono andato a scuola. Scuola. Se fossi potuto andare io, di sicuro non starei tutto il giorno a lavorare in fabbrica. Almeno tu ce l'hai un lavoro. Noi siamo costretti a studiare, a laurearci e poi niente. Non c'è futuro per noi giovani. E almeno voi potete andare in pensione. Ma dov'è sto posto? Ma questo è ritardato. No, non sono in ritardo. L'appuntamento era per 9:30. No, la pensione non è un posto. La pensione sono dei soldi che lo Stato dà ogni mese a coloro che hanno lavorato un certo numero di anni. Smettere di lavorare, stare a casa e essere pagati? Beh, ovvio, a 80 anni cosa vuoi fare in fabbrica? Lavorare, come si è sempre fatto. Ma come fate a resistere? Io non avrei più le forze. Meno male che non viviamo nel 900. Io, alla sua età, mi immagino soltanto in veranda a giocare a carte. Anch'io vorrei prendermi una pausa. Mi su Strack. Che bello sarebbe vivere i vostri tempi. Andare a scuola, lavorare e infine giocare a carte. È inutile lamentarsi. È vero, non siamo andati a scuola, ma sappiamo tante cose. Forse siete voi che non sapete quanto ci costano care queste rivolte. Un mio amico in una manifestazione ha perso una gamba, un altro è morto. Ogni volta che
inizio la nostra manifestazione è sempre stato fatto in pace. Ma ovviamente, come accade sempre, a qualcuno non va che noi diciamo le nostre opinioni. A volte addirittura hanno sparato contro di noi. Molti sono stati feriti, alcuni uccisi. Ma non hanno ancora capito che non ci possono fermare. Eravate pronti a tutto, persino a rischiare la vita per le vostre convinzioni, i vostri ideali. Questa è una cosa ormai rara. Forse non ci sono più le condizioni adatte o le persone adatte. Non ce la facciamo più! Se non farci vabbè, cioè, siamo capire, non ce la facciamo più! Non è vita questa! Sì. E anche la domenica possiamo riposare. 16 ore di lavoro e 8 di sonno. Che vita è mai questa? Guadagnassimo tanto almeno. Tutt'altro. Lo scorso mese abbiamo digiunato per 3 giorni. 3 giorni. E non siamo solo noi così, ma tutti qui viviamo a stento. Mi auguro per voi che nel 2021 siano cambiate le cose, perché la fame è una delle cose più difficili da affrontare. Sì, le cose sono cambiate. Ma ci sono ancora moltissime persone che muoiono di fame, soprattutto in Africa e in Asia. I problemi che state vivendo o che avete vissuto persistono ancora. Ma qualcuno li aiuta o devono fare tutto da soli, come noi? Sì che li aiutiamo. Gli diamo un botto di soldi di tasca nostra e poi loro vengono qui e ci rubano il lavoro. Ma cosa stai dicendo? Ti farebbe bene ogni tanto guardare il telegiornale, Chiara. La verità è un'altra. A nessuno importa di loro. La gente è egoista e pensa soltanto a se stessa. È terribile pensare che tra 100 anni ci sia ancora gente in condizioni precarie come le nostre. Fa sembrare tutto quello che facciamo inutile. Tutti poveri e senza casa. Ma poi quando vengono qui in Italia, tutti con lo smartphone. Che cosa? Bella domanda. La prossima volta. Invece tu, Chiara, che cosa credi? Che vengano qui perché non hanno voglia di stare a casa loro? Vengono qui per cercare accoglienza e l'unica accoglienza che trovano è quella di persone come te che li denigrano e li insultano perché sono diversi. Non so cosa dire, sembra terribile. Intanto emigrano qui e per loro diventa tutta una vacanza. Fanno quello che vogliono e non gli si può dire nulla perché sennò sei considerato un razzista. Tutti a difenderli, ma pensiamo un po' a noi. Cosa stai dicendo? Guarda che è capitato anche a noi. Mio cugino è emigrato in America da anni e pensi che per lui sia stata una vacanza? Ha faticato tantissimo per crearsi una nuova vita dal nulla. È vero. Anche alcuni miei amici appena hanno potuto sono partiti. Per loro non è stato affatto facile. Appena arrivati, tutti li consideravano in modo diverso soltanto perché italiani. Stai facendo esattamente la stessa cosa. Dovresti vergognarti. Dovreste cambiare le cose. L'unica possibilità è l'integrazione. Sì, ma noi siamo solo degli studenti. Cosa potremmo mai fare? Ma cosa stai dicendo? Noi cosa siamo? Solo forza lavoro, strumenti utili a chi ci comanda per accrescere le loro ricchezze e basta! Ma noi non ci arrenderemo, non ci importa se verremo sconfitti. Abbiamo la speranza che qualcuno ci ascolterà e prima o poi, forse, qualcosa potremo cambiarla. Ma cosa vuoi cambiare? Noi non possiamo fare niente. Potete almeno provarci, oppure adeguarvi alle ingiustizie che vi circondano. Ma poi non potete lamentarvi di ciò che accade. Io sono una donna e nonostante nessuno ascolti i miei pareri, sono qui perché credo in questa Taci, protesta. Donna, perché non si accade? Ma sì, infatti. Cosa ti lamenti tu? È l'uomo a portare il pane a casa. Smettila di lamentarti. Voi donne siete solo delle deboli. Non reggereste mai una giornata di Mi lavoro sentite? Come la nostra. Siamo considerati inferiori. Ma in realtà, oltre che lavorare in fabbrica, noi ci spacchiamo la schiena anche a casa. Dobbiamo accudire i figli, i mariti, cucinare, lavare, stirare e badare alla casa. Se ci ribelliamo, siamo considerate delle poco di buono e molte di noi rischiano di essere picchiate. Certo, sempre colpa degli uomini. Ma, piuttosto, perché sei qui col bambino? Di solito quando vado a lavorare lo lasciano mia madre, ma sapendo che venivo qui a protestare si è rifiutata di tenerlo. Sapete, lei ha un'altra mentalità. Non tutte le donne la pensano come me e molte hanno paura di farsi sentire. Per fortuna avete avuto coraggio. Ed è solo grazie a voi se oggi uomini e donne per la Costituzione hanno pari diritti. La Costituzione? No, rega, guardate che la Costituzione è stata fatta alla fine degli anni 40. Questi manco vivono in una repubblica. Repubblica? Ma noi non siamo una monarchia. E il re? Che fine ha fatto? Dovete sapere che quasi 40 anni dopo la vostra protesta il re è stato destituito. E a tutto il popolo, comprese le donne, è stato dato il diritto di voto per poter eleggere coloro che prendono le decisioni all'interno del governo. Invece la Costituzione è un documento dove ci sono scritti i diritti dei cittadini. Quindi le donne saranno tutelate?
potrei stare di più con mio figlio. Pensate, i primi mesi, da quanto poco mi vedeva, quasi non mi riconosceva. Sapevo che questa protesta sarebbe servita a qualcosa. Sì, beh, in un certo senso. Sicuramente è stato un buon punto d'inizio. Sebbene la società del XXI secolo non sia ancora del tutto paritaria rispetto ai diritti di genere, sono stati fatti dei passi avanti. Ma non ho capito, quindi ci sono stati dei cambiamenti o no? Sì, un cambiamento c'è stato. Per esempio, alle donne è stato concesso il congedo di maternità, un periodo di tempo in cui le donne stanno a casa con il proprio figlio, venendo pagate e mantenendo il proprio posto di lavoro. Ma è fantastico! Sì, ma non illuderti, la strada è molto lunga. Infatti ancora oggi ci sono delle aziende che si rifiutano di assumere delle donne soltanto perché credono che sia poco conveniente. Ho capito bene? Anche noi avremo dei diritti e per giunta pari agli uomini. A quanto pare sì, mi piacciono proprio questi uomini del futuro. Ma allora io e lui avremo lo stesso stipendio? Hai visto? Te l'avevo detto, abbiamo fatto bene a venire qua. Non saremo più sfruttate, avremo diritti anche noi. Non facciamoci illusioni. Non facciamoci illusioni. Però pensandoci, non è proprio così. Sì, infatti, sapete quanti casi di donne sottopagate ci sono? Finalmente siamo riusciti a battere questi pregiudizi. Viva la parità! Ma che senso ha? Tanto le donne fanno sempre meno di noi. Ma sei proprio sordo? I ragazzi hanno parlato chiaro. Guadagnerò come te. No, rega, dobbiamo intervenire. Stanno fantasticando un po' troppo. Scusate, avrei bisogno della vostra attenzione. Potremmo avere più riposo. Giusto tempo per stare con i figli. Se mi ammalo, potrò curarmi a casa. Non mi farà paura la maternità. Se mi ammalo, potrò curarmi a casa. State zitti! Non esaltatevi troppo, le differenze persistono e sono ancora molto grandi. Certo, ci sono donne che hanno raggiunto le cariche di potere più alte, ma di contro ci sono donne che perdono il lavoro perché vogliono fare una famiglia. Spesso le donne sole con bambini sono costrette a fare doppi lavori per compensare paghe troppo basse. Ma questa è più o meno la mia situazione. E comunque non tiriamo a fine mese. E non è tutto qui. Ci sono uomini che soltanto perché si sentono superiori credono di poter molestare a loro piacere le donne. Soprattutto sul luogo di lavoro. Io non ho mai parlato. Zitta, pensa alle conseguenze. Basta, è arrivato il momento di farsi sentire. È arrivato il momento di rendere note le ingiustizie che subiamo. Caron, smettila. Lascia che dica la verità. Sono stata molestata più volte al lavoro. Hai provato ad opporti? Sì, ci ho provato, ma non è servito a nulla. Ho solo rischiato di perdere la dignità. O peggio, il posto di lavoro. Comunque ragazzi, questa non è l'unica storia. Ce ne sono molte altre di storie così. E ha ragione. La mia bambina non ha potuto conoscere la sua mamma. Mi dispiace molto, ma com'è successo? Mia moglie aveva partorito da pochi giorni, ma poi è dovuta tornare subito in fabbrica e non è riuscita a sostenere tutta quella fatica. E come fai con la bambina? La bambina deve venire per forza con me. Purtroppo non ha avuto un'infanzia facile, lei. Lì in fabbrica la sfruttano per lavorare. Non considerano nemmeno che è soltanto una bambina. Ma questo è disumano. E questo non è niente, non è niente. L'ambiente della fabbrica è davvero un ambiente difficile. Io ho paura che un giorno o l'altro gli accada qualcosa. Un giorno è caduto un materiale pesantissimo. A chi è andata bene ha avuto soltanto qualche frattura. Ricordo anche io, molti persero la vita. Ma allora la sicurezza è sempre stata un problema? Perché succede ancora? Purtroppo sì. Ma non è possibile, dopo tutti questi anni prendono ancora la sicurezza alla leggera. Ma i lavoratori non si ribellano? Sì che si ribellano, spesso manifestano e scioperano per migliorare le loro condizioni. Quindi come stiamo facendo noi? Beh, alla fine è servito. I nostri sforzi sono stati ripagati. Avevo detto che i nostri sacrifici non sarebbero stati vani. Abbiamo fatto bene a venire in così tanti. Se volete cambiare qualcosa, dovete fare come noi. Voglio essere sincero, non sarà facile. Molte volte avrete voglia di mollare. Perché vi sembrerà tutto inutile. Magari, come noi, non vedrete mai risultati. Però ne vale la pena. Se sarete uniti, raggiungerete ogni obiettivo. Una singola voce parla per se stessa e può portare alcuni ideali. E per i potenti è facile da zittire. Ma un coro di voci, invece, è impossibile da sovrastare. È per questo che dobbiamo essere tanti. E dobbiamo essere uniti. E il rumore che faremo farà crollare questa società corrotta che ci opprime da tantissimi anni.
Siamo nel 2021 e le donne vengono ancora violentate per strada. Siamo nel 2021 e ogni anno le vittime di bullismo aumentano. Siamo nel 2021 e in molti paesi i bambini vengono sfruttati. Siamo nel 2021 e l'Italia ha un tasso di mortalità sul lavoro tra i più elevati. Siamo nel 2021 e ci sono i campi di prigionia. Siamo nel 2021 e i bambini invalidi vengono ancora abbandonati. Siamo nel 2021 e gli uomini nei campi vengono sfruttati. Siamo nel 2021 e i bambini vengono picchiati negli asili, gli anziani nei centri di riposo. Non c'è riguardo verso il più debole. La legge del più forte regna sovrana. Il potere alletta tutte le gole. E non importa chi rimane indietro, l'importante è chi arriva prima. Siamo nel 2021 e le donne non hanno gli stessi diritti degli uomini. Siamo nel 2021 e l'interesse che si persegue è il proprio. L'unica cosa a cui pensiamo è il guadagno. Ci sono ancora così tante guerre nel mondo, quando l'unica guerra che dovremmo combattere è dentro noi stessi. Chiederci perché, dopo tanti secoli, abbiamo fatto così pochi passi. Perché, dopo tutto questo tempo, siamo ancora qua. Siamo alla continua ricerca di soluzioni, di risposte. Ma basterebbe soltanto guardare al passato, perché da questo si può sempre imparare. Il passato torna sempre, ed è da lì che dobbiamo cercare le risposte per cambiare il nostro futuro. Ognuno di noi può cambiare qualcosa partendo da se stesso. Bisognerebbe solamente aprire gli occhi per renderci conto dei nostri errori e capire quanto potremmo fare. Ci perdiamo nelle futilità di tutti i giorni, così presi dalla frenesia della nostra vita che non ci accorgiamo delle persone che ci circondano. Perché in fondo, nelle nostre diversità, siamo tutti umani.